abbiamo ridotto il rischio di vittimizzazione. Significa indirettamente che i ragazzi saranno più protetti e sapranno, come diceva Roberta, riconoscere più facilmente, ad esempio, un tentativo di adescamento, e quindi potranno intercettarlo, riconoscerlo e prevenire anche tutte quelle conseguenze reali che producono questo tipo di reati, quindi prevenire un incontro di persona con un estraneo che può avere l'intenzione. Quindi sì, un aumento di consapevolezza digitale, ma ricordiamoci anche che quindi equivale a una riduzione di un rischio di diventare vittime e anche un rischio di diventare autori, perché come abbiamo insomma detto più volte, ci sono sempre queste due facce. Quindi questi sono un po' i risultati che volevamo presentarvi, e a questo punto io chiederei in realtà ai nostri ospiti e relatori se vogliono aggiungere